All'interno del percorso sul ciclo dell'acqua, oggi parliamo dei ghiacciai, daremo qualche piccola informazione sui ghiacciai. Molte altre informazioni le abbiamo date nel video relativo alle rocce sedimentarie e quindi ai prodotti dello scioglimento dei ghiacciai. Oggi parleremo sugli aspetti fondamentali, di questi ghiacciai. Sappiamo che essi, ovviamente, si conservano al di sopra del limite delle nevi persistenti, cioè è un'altitudine oltre la quale il ghiaccio che arriva non si scioglie, perché la temperatura è tale che non è possibile che si sciolga, perlomeno in, diciamo, in quantità apprezzabili. Il limite delle neve persistenti ovviamente si trova a quote molto alte, presso l'equatore dove fa molto caldo e quindi è chiaro che il limite oltre il quale non si scioglie la neve, sta molto molto in alto, pensiamo al Kilimangiaro. E ovviamente diminuisce all'aumentare della latitudine, mano a mano che andiamo nelle zone temperate e al polo, naturalmente la quota dove praticamente abbiamo il limite oltre il quale non si scioglie la neve, ovviamente è più bassa. Noi abbiamo praticamente da considerare il bilancio di massa glaciale. Cos'è questo bilancio di massa glaciale? Cioè dobbiamo sapere se all'interno di un anno di riferimento abbiamo una riduzione o un accrescimento del ghiacciaio. E questo bilancio si basa su ovviamente la differenza tra l'alimentazione che sta nella zona alta del ghiacciaio e l'ablazione, cioè lo scioglimento del ghiaccio che sta nella parte più bassa. Se c'è una maggiore alimentazione rispetto all'ablazione, abbiamo un accrescimento. Se l'ablazione è maggiore dell'alimentazione, abbiamo una riduzione. Un'altra struttura fondamentale del ghiacciaio sono i crepacci, che sono anche molto pericolosi perché ci si può cadere dentro e là finita la storia. Praticamente sono quindi delle fratture del ghiacciaio, e possono essere variamente profondi, variamente larghi, ma ripeto, non bisogna caderci dentro. Sono longitudinali lungo il percorso del ghiacciaio oppure trasversali. E sono causate ovviamente dai movimenti stessi del ghiacciaio. In qualche caso questi movimenti possono portare all'isolamento di grossi blocchi che si chiamano seracchi. Da che cosa sono dovuti i movimenti dei ghiacciai? Ovviamente sono dovuti alla forza di gravità, visto che si trovano lungo un versante, la gravità farà sì che questo materiale tende a scendere verso il basso, facilitato anche da un velo d'acqua di fusione che è presente sul fondo del ghiacciaio. Naturalmente la velocità e l'entità dello spostamento dipendono dall'attrito e l'attrito dipende quindi dalla rugosità del fondo e dalla presenza di ostacoli. Naturalmente maggiore è la pendenza e se le condizioni climatiche sono piuttosto calde, questa entità è maggiore. Se la pendenza è minore e stiamo a una latitudine elevata, allora ovviamente questo spostamento sarà di piccola entità. Quindi la velocità del ghiaccio nelle calotte glaciali è praticamente piccola. Nei ghiacciai alpini varia da pochi metri a centinaia di metri durante tutto il corso dell'anno. E la velocità è maggiore lungo la zona mediana del ghiacciaio ed è minore ovviamente presso il fondo e le pareti dove si esercita maggiore attrito. Andiamo a vedere quindi uno schema. Vedete, questo è il ghiacciaio, qui abbiamo, in questo punto, abbiamo una linea di equilibrio tra la zona di alimentazione dove gli apporti del ghiacciaio lo fanno aumentare di volume e la zona di ablazione dove lo scioglimento è tale per cui si riduce di volume. Qui è la zona di equilibrio. In basso, nella fronte del ghiacciaio, abbiamo il formarsi di un torrente. Poi, nel caso in cui questo ghiacciaio vada a mare, c'è la zona di ablazione marina dove i massi seracchi, vedete, verranno sciolti proprio all'interno del mare. Questo è uno schema, diciamo, di un ghiacciaio nella sua interezza. Allora abbiamo qui il bacino collettore del ghiacciaio, che è la zona più a monte,
che mano a mano, scendendo questi ghiacciai, abbiamo il bacino ablatore, cioè la zona dove il ghiaccio in qualche modo si scioglie. E praticamente qui abbiamo i crepacci trasversali, vedete che sono ortogonali alla linea di deflusso del ghiacciaio, qui abbiamo il fronte del ghiacciaio e vedete questa parte finale abbiamo la morena frontale, cioè i prodotti che sono stati prodotti rocciosi trasportati dal ghiacciaio. E poi il torrente di base. Abbiamo qui varie torrentelle di base che sono il prodotto della fusione del ghiacciaio, che vanno poi ad alimentare eventualmente uno specchio d'acqua, magari lacustre. Quindi qui abbiamo la morena frontale, lateralmente ci sono le morene laterali e qui al centro abbiamo la morena, quindi il prodotto del trasporto del ghiacciaio centrale. Qui abbiamo il ghiacciaio tributario, cioè praticamente un'altra lingua glaciale che alimenta quello fondamentale, quello più grande, quindi questo è come se fosse un affluente di un fiume e questo praticamente è il fiume principale. Poi abbiamo i crepacci longitudinali all'interno della figura, vedete che sono praticamente paralleli al deflusso del bacino e poi abbiamo i ghiacciai di Circo, sono quei ghiacciai che occupano delle conche praticamente sui versanti montuosi. Andiamo a vedere quindi alla fin fine. I ghiacciai polari, che sono i ghiacciai quelli più freddi, presentano temperature sotto lo zero durante tutto l'anno e praticamente la fusione per radiazione solare è praticamente inesistente, questo in misura maggiore nella calotta dell'Antartide. Nei ghiacciai temperati o caldi presentano temperature estive uguali o superiori allo zero e si alternano fasi di fusione e di ricristallizzazione del ghiaccio. I ghiacciai delle Alpi sono quelli valligio di quelli di tipo pirenaico. I primi partono da un'ampia cavità chiamata Circo e scendono verso valle con una lingua. E i secondi sono quelli di dimensioni ridotte, non presentano espansioni terminali a lingua, cioè praticamente sono quelli chiusi sostanzialmente totalmente in una conca. Bene, una volta che abbiamo dato qualche informazione sugli ghiacciai, nel prossimo video parleremo invece degli oceani, dei mari e degli oceani.